imprenditori questa sera al Grattacielo Intesa San Paolo, andate in scena Why Not? Perché continuare ad investire in Italia? Ne abbiamo parlato con i protagonisti, vediamo. Sì, questa sera ho avuto un'emozione bellissima, questa sala piena di giovani, erano attentissimi quando parlavamo e quindi questo mi ha dato a me la speranza che possiamo e dobbiamo farcela. Il nostro impegno, di quelli con i capelli bianchi come me, è quello di continuare a fare impresa e creare delle aziende che possano dare stimolo a questi ragazzi di tornare in Italia o di fermarsi in Italia. Ecco, questo è quello che io ho percepito questa sera, grandissima serata, grandissimi giovani. L'Italia ha un grande futuro davvero, stiamo iniziando una fase di rinascimento. I motivi profondi ci sono, il compito della politica è quello di rendere più semplice esprimere queste enormi potenzialità che ha il paese e la propria popolazione. Gli italiani sono quelli che lavorano meglio e con più fantasia. Sono veramente contenta, è stato un lavoro di network tra tutti i partner, tra il gruppo giovani, piccola industria, la rete che abbiamo creato in questi anni. Penso che sia iniziata bene e proseguirà anche meglio. Vale la pena spiegare a questi ragazzi, insuccessi, piccoli, grandi, ti lasciano i lividi, ma ti spiegano perché hai sbagliato e dove hai sbagliato, se hai la forza di pensare che le cose non avvengono perché qualcuno è brutto, sporco e cattivo da fuori. Guarda prima in casa tua, pensa a cosa hai fatto, pensa dove hai sbagliato, la prossima volta ce la farai. È la nostra storia, Armand & Blaine nasce da un insuccesso non determinato da noi ma che abbiamo subito perché pensavamo che il mondo dovesse necessariamente accettare quello che noi sapevamo fare. E invece il problema è assolutamente il contrario, devi saper fare quello di cui il mondo ha bisogno. Quali sono i bisogni del mondo? Alle volte li puoi anche suscitare. E la serata del gruppo Giovani Imprenditori è proseguita al 31esimo piano all'Innovation Lab della Torre Intesa San Paolo, in cui giovani start-upper e gli imprenditori esperti presenti, non soltanto parte del gruppo Giovani Imprenditori ma anche pescati tra gli ospiti della serata, hanno avuto l'occasione di incontrarsi, scambiarsi idee, proposte e anche capire se le nuove imprese proposte dai giovani che sono intervenuti quest'oggi hanno davvero la possibilità di crescere e diventare un'impresa vera.